Questo programma è offerto da... Come vi ho anticipato, ora si parlerà tanto di rally con la rubrica Rally Dreamer, che ormai è veramente protagonista nelle nostre trasmissioni. Oggi vi parleremo della 37esima tappa del Rally Città di Modena, ma prima di lanciare il servizio io vi anticipo che in redazione è arrivata una lettera intestata a Giorgia. Esatto. Voi pensate subito, sarà uno spasimante, un telespettatore folle. Nulla di tutto ciò. Invece? Invece la lettera è di Elisa. Elisa Cutrupi. Esatto, che è l'inviata di Rally Dreamer. Io non anticipo niente e parto subito con leggervi la lettera. Allora, non abbiamo avuto ancora il piacere di conoscerci e per questo ti scrivo questa videolettera. Per farti vedere con i miei occhi le meraviglie dei luoghi che visitiamo e per farti vivere attraverso le mie esperienze le emozioni legate a questo sport così adrenalinico. Oggi ne approfitto per scoprire le colline emiliane in una vera e propria riserva naturale in quel di Modena, precisamente a Pavullo nel Frignano. Mi sono innamorata dei murales dipinti sulle facciate delle case e del castello di Montecuccolo, risalente a pochi anni dopo il 1000. La vicinanza con Fiorano, terra natale della scuderia automobilistica fondata da Enzo Ferrari, amplifica da sempre la passione dei residenti per i motori. Qui si sta per correre la 16esima tappa del Rally Piston Cup e in piazza Toscanini tutti attendono il semaforo verde per dare il via alla 37esima edizione del Rally Città di Modena. Cominciamo a dare un po' di numeri. 52 sono gli equipaggi resi idonei a prendere il via della gara dalle verifiche tecniche e sportive del sabato mattina. 5 gli equipaggi iscritti al Rally Piston Cup. 2 sono i giorni di gara, con una prova speciale da disputare due volte il sabato e due prove speciali da disputare tre volte la domenica, per un totale di 87 km e 550 metri. 2 i super favoriti alla vigilia, Rusce e Vellani, entrambi alla guida di due missili di classe R5. Ma come noto, non sempre i favoriti sono i vincitori. Primo passaggio della Monte Baranzone e primo colpo di scena. Vellani, che sulla portiera è il numero uno, non entra in prova. Rusce fa segnare il miglior tempo, rifilando quasi un secondo al chilometro. In seconda posizione Gorrieri e in terza Miglioli, distaccati tra loro di soli 4 decimi. Con 14 minuti di ritardo al controllo orario dovuti ad un problema elettrico sulla sua Peugeot 208 riscontrato lungo il primo trasferimento, Vellani entra in prova, ma dopo poco più di 3 km ancora problemi per il velocissimo pilota locale. No, Luca. No, Luca, non ha chiuso il cofano, Marco. Il cofano della sua 208 si apre, provocando anche la rottura del parabrezza. In un primo momento Vellani e il suo naviga Amadori mollano, con intenzione di fermarsi, battuti dalla sfortuna. Ma poi Roberto decide di affondare il piede destro sull'acceleratore e arrivare in fondo alla prova. Velocissimo, pur non vedendo quasi nulla con il cofano davanti agli occhi, alla fine sarà ottavo assoluto sulla prova, con soli 11 secondi e 6 decimi di distacco dalla vetta. Il secondo passaggio della prova di Monte Baranzone sarà vinto da Vellani, secondo Rusce e terzo un funambolico Tosi. Secondo giorno di gara. All'uscita del lungo riordino notturno di Pavullo, la classifica vede primo Antonio Rusce, secondo Gorrieri e terzo Tosi. Strepitosa al momento la prestazione di Lorenzo Grani, che con una piccola Peugeot 106 è settimo assoluto, a soli 18 secondi dal leader Rusce. Sul primo passaggio della prova speciale di Renno è ancora Rusce a tenere le fila, secondo Vellani e terzo Gorrieri. Mentre sulla seconda prova di giornata, quella di Valle, arriva il secondo colpo di scena. La numero 2 ha il cofano aperto. Il messaggio è chiaro, ironia della sorte, quello che il giorno prima era accaduto a Vellani, ora stava accadendo a Rusce.
Anche Antonio decide che non è il caso di fermarsi e, pur non vedendo quasi nulla, continua a dar gas, portando a termine la prova. A vincere sarà Vellani, secondo Corrieri e terzo Tosi. Quest'ultimo in realtà non transita nemmeno sulla prova speciale, interrotta dal direttore di gara Mauro Zambelli per portare soccorso all'equipaggio Rossi Lamecchi, dopo una rovinosa uscita di strada che per fortuna non ha portato nessuna conseguenza al pilota Rossi, mentre per il navigatore Matteo Lamecchi è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Per lui alcune lesioni che lo costringeranno ad un po' di convalescenza. Matteo, ti auguriamo una piena guarigione. Secondo passaggio sulle prove. Rusci e Vellani vincono una prova ciascuno, mentre la terza posizione è sempre preda di Corrieri, che con una guida regolare e pulita adesso è primo nella classifica generale. Pensierini, che dopo essersi girato sulla prima prova e aver preso le misure della sua Super 2000, ora è quarto su entrambe le prove. Dietro di lui, Ferrarotti e Tosi entusiasmano i loro tifosi con passaggi funambolici. Ultimo passaggio sulle prove di giornata. Ancora una volta Vellani e Rusch vincono una prova ciascuno, a conferma che, sfortuna a parte, i favoriti alla vittoria sarebbero dovuti essere loro. Corrieri cede la terza posizione a Ferrarotti solo sull'ultima prova. Cara Rally Dreamer, a sciogliere la tensione adrenalinica dell'intera gara, ho infine raggiunto il palco di arrivo della 37esima edizione del Rally Città di Modena, situato nella piazza Toscanini a Pavullo nel Frignano. Andiamo a scoprirli uno alla volta. Manuel Miglioli e la FIDA navigatrice Silvia Maletti vincono la classe Super 2000, conquistando un ottimo quinto posto assoluto. Un funambolico Luciano D'Arcio, navigato da Paolo Gozzo, porta al settimo posto assoluto la mitica Clio Williams, vincendo la classe A7. All'equipaggio Lorenzo Grani e Alessia Bertagna, la coppa più alta di classe A6, con la consapevolezza di aver conquistato anche un nono posto assoluto con la piccolina preparata di casa Peugeot. Primi in classe R2B con la loro Peugeot 208, l'equipaggio Alex Beggi e Filippo Alicervi. Una tra le coppie più affiatata tra quelle che hanno preso il via della gara è quella formata da Davide Incerti e Monica Debbi, che conquistano la classe N3. A Paolo Gualandi e Livio Ceci la vittoria in classe N4 con la loro Mitsubishi Lancer Evo 9. Dario Veggio, in coppia con Paolo Carnielutti, Maurizio Mei porta a casa la coppa del primo per la classe Super 1006. Con una Citroen Saxo VTS, Stefano Turrini e Marco Aldini vincono la classe Racing Star di 1600 cm3, confermando le proprie doti velocistiche. L'inossidabile Brunero Guarducci, navigato da Massimo Bazzani, vince la classe A8 alla guida della sua splendida BMW M3. Ad Alain Serri e Paolo Iacconi va l'onore di alzare verso il cielo la coppa di primo di classe A5. Da segnalare il ritiro di Aldo Fontani, iscritto a Rally Piston Cup, mentre stava dominando la classe. Mentre Tonino Di Marco e Alessandro Di Marco sono primi tra le 1600 di gruppo N in classe N2, Francesco Girardi e Veronica Girardi sono i vincitori di classe A0 con la mitica Fiat 600. Produciamo pizze surgelate di alta qualità nel rispetto della tradizione e dei più alti standard qualitativi. Nei nostri forni a legna brevettati utilizziamo esclusivamente legna di quercia e faggio. Subito dopo la cottura in forno a legna, le pizze vengono farcite e immediatamente surgelate per preservare al meglio la qualità e le caratteristiche qualitative. Besco!
Leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per oil e gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alzabobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista, regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Pavullo non è così abituata al rombo dei motori, ma siamo assolutamente contenti che i nostri cittadini siano stati contenti di essere disturbati. E quindi, che dire, un ringraziamento e ci vediamo l'anno prossimo. Ma sul podio, quello assoluto, quello con tre scalini di diversa altezza in bella mostra, davanti a centinaia di appassionati pronti ad applaudire i loro idoli, salgono loro. Terzo posto assoluto per Ivan Ferrarotti, navigato da Massimo Bizzocchi, che dopo una lunga battaglia con Tosi, per un solo secondo vince anche la classe R3C con una Renault Nucleo di casa Gima. Secondi assoluti Antonio Rusce con alle note Barbara Battelli, che alla guida della splendida Fiesta R5 di casa GB Motors ha sicuramente qualcosa da recriminare alla dea bendata, che forse oggi si è un po' distratta. Dimostrando che non basta essere veloci, ma anche costanti, Massimo Gorrieri e Andrea Albertini, con la Fiesta di Bernini, vincono la classe R5, ma soprattutto festeggiano la loro vittoria della 37esima edizione del Rally Città di Modena sul gradino più alto del podio. Abbiamo provato, abbiamo due avversari davanti come Roberto e Antonio che sono veramente bravi. Abbiamo provato, però sulle prime due prove abbiamo avuto dei problemi d'assetto, avevamo la macchina che si volava molto di posteriore e non riuscivamo a tenere bene il passo. Dopo questa mattina abbiamo fatto delle modifiche sull'assetto, ce la sentivamo molto meglio, abbiamo provato un po' a tenere il loro ritmo, a fatica. Dopo loro hanno avuto purtroppo degli inconvenienti sulle macchine, ne abbiamo un po' approfittato, abbiamo cercato di amministrare il vantaggio che eravamo riusciti ad accumulare via. Abbiamo vinto una discreta serie di prove, quindi, e le altre insomma, abbiamo cercato di stare un po' tranquilli, perché purtroppo sulla prova di valle alla partenza si è aperto il cofano e nessuno sa come mai possa essere successo questa cosa. Ieri sera siamo partiti un po' tardati, diciamo, il nostro avversario Luca è stato molto bravo, oggi abbiamo reagito, diciamo, soprattutto le ultime prove, siamo riusciti a recuperare il distacco e a fare la differenza sull'ultima prova. Una bellissima edizione, tanto pubblico, cosa dire, un 37esimo ad alto livello, vogliamo anche un 38esimo ancora più bello, però comunque è andata molto bene, si sono divertiti tutti, ho sentito tante belle cose, la location è stata azzeccata. Ed eccomi qui, cara Rally Dreamer, a conclusione di questo entusiasmante viaggio, di cui ancora una volta amo condividere il ricordo con tutti i nostri amici appassionati di rally. Per il momento mi godo il panorama, ma sono già pronta per la prossima avventura. Spero di conoscerti presto. Un bacio, Elisa. Elisa, prima di tutto, grazie, perché è la prima volta che ricevo una lettera da una donna, tra l'altro. Assolutamente. Noi ti aspettiamo in studio assolutamente quando vuoi. Un grandissimo complimenti per tutti i tuoi servizi spettacolari che ci prepari, che noi ovviamente con tanto orgoglio mandiamo in onda. E quindi, che dire, super piacere di conoscerti. I ragazzi, c'è da leggere la classifica. Sì, i ragazzi di Rally Dreamer comunque stanno facendo un lavoro sensazionale. Mirko Tognarini e tutto il suo staff
veramente ci allieta anche con delle immagini fantastiche dedicate al mondo del rally. Ma ora è tempo di andare a leggere anche la classifica del Rally Piston Cup, che vede in testa alle operazioni Michele Rovatti con 779,25 punti, seguono Mirko Straffi, Luca Rossetti, Marco Gianesini, Rudy Michelini, Gianluca Tosi, Massimo Lombardi, Francesco Paolini, Alessio Beneventi e Paolo Gualandi. Perfetto, per questa Ricky. Puntata è davvero todos. Tutto. No, ricorda tu i nostri contatti. I nostri contatti gocartv.com o se no la nostra pagina Facebook, facebook.com/gocartv o RaceTV, mettete un bel mi piace. E ricordiamo tra l'altro di seguirci anche sui nostri profili privati, Riccardo Scarlatto e Giorgia Crivello, perché ovviamente noi andremo a condividere anche un po' di curiosità. Sì, Giorgia Crivello c'ha solo 200.000 follower. Quando saremo in onda andremo a condividere anche tutte le puntate che andiamo a caricare su YouTube per chi dovesse per qualche caso perdersele, quindi Ricky. Giorgia, sì. Adesso vai a bere un bicchiere d'acqua, sì? Perché presenti in On Race TV abbiamo i trionfatori del trofeo Super Cup e gli organizzatori. Quindi abbiamo chi sta dietro le quinte e va ad organizzare questo stupendo campionato e i campioni veri e propri di questo campionato. Giordano Giovannini and Company ci stanno aspettando. Non cambiate canale, anzi dillo tu che forse è meglio. Mi raccomando, non cambiate canale. Questo programma è stato offerto da gocartv.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.